C'è una storia che gira in Perù tra l'atmosfera cupa e misteriosa della foresta pluviale peruviana viene alimentata dalla leggenda di El Tunqui, uno spirito malevolo che infesta i boschi in cerca di vittime umane. Secondo la tradizione, El Tunqui è un'entità vendicativa che ha origine da un uomo ingiustamente esiliato da uno dei villaggi della foresta. Dopo aver sofferto una morte prematura a causa delle difficoltà incontrate nella foresta, l'uomo si trasformò in uno spirito malefico e prese dimora tra gli alberi. La sua vendetta consiste nell'attaccare e uccidere coloro che osano entrare nel suo territorio. Tuttavia, il suo metodo è differente da quello dei cacciatori umani. El Tunqui emette un fischio prolungato che si intensifica man mano che si avvicina alla sua preda. Solo la persona destinata a diventare la sua vittima può percepire quel fischio, diventato fastidioso e incessante. È in questo momento che la vittima ha la possibilità di fuggire, captando l'indizio e mettendosi in salvo. La leggenda di El Tunqui si tramanda da generazioni attraverso storie raccontate al chiaro di luna, contribuendo a creare una certa tensione nel cuore di coloro che si avventurano nella foresta pluviale peruviana. Il rischio di incontrare questo spirito vendicativo è spesso sufficiente a infondere un senso di timore e di rispetto per la natura selvaggia circostante. Inoltre, tra i cacciatori locali, è noto che El Tunqui non si limita a attaccare coloro che entrano nel suo territorio senza precauzioni, ma sembra avere una predilezione per coloro che cacciano senza rispetto per l'ambiente circostante. Si pensa che il fischio protratto di El Tunqui sia un avvertimento per quei cacciatori che si comportano irresponsabilmente, per invitarli a rispettare la sacralità della foresta. Questa leggenda ha anche alimentato una certa curiosità e interesse tra gli studiosi della cultura popolare e delle credenze locali. Molti hanno cercato di investigare sulla storia di El Tunqui e di comprendere il suo significato simbolico nella psicologia collettiva del popolo peruviano. Alcuni associano il fischio di El Tunqui alla coscienza primitiva e all'importanza di rispettare la natura in tutte le sue manifestazioni. Indipendentemente dalle credenze personali, la leggenda di El Tunqui aggiunge sicuramente un elemento di mistero e di fascino alla foresta pluviale peruviana. Questo luogo ricco di flora e fauna è, infatti, sempre stato un luogo di grande ispirazione per gli scrittori, gli artisti e gli avventurieri che si sono avventurati tra i suoi sentieri. La leggenda di El Tunqui rappresenta un simbolo di rispetto e di devozione per la natura selvaggia, fornendo un importante monito per chiunque si appresti ad esplorare questo affascinante e inquietante regno verde. I nativi, ancora saldamente attaccati alle loro tradizioni, credono che ci sia poco da fare contro questo mostro, ma i coloni cristiani hanno tramandato di generazione in generazione la teoria che si possa scongiurare un attacco di El Tunqui anche senza scappare. La prima cosa sarebbe farsi il segno della croce e fermarsi a pregare. La seconda, più importante, è non rispondere per nulla al mondo al fischio e non dire nulla a nessuno, nemmeno alle persone che in quel momento si trovano nelle vicinanze. Seguendo questi due accorgimenti, El Tunqui si avvicinerà, ma non attaccherà la persona e cambierà obiettivo scegliendone un'altra. Rispondere al richiamo di El Tunqui o rivelare la sua presenza ad amici scatenerebbe la sua ira e lui ucciderà la persona nel modo più spaventoso immaginabile. Bene, si tratta di una leggenda forse orchestrata da qualche missionario per convincere gli abitanti dei villaggi a convertirsi e pregare. Tuttavia, ancora oggi esistono molte segnalazioni di strane ombre e creature che si aggirano e aggrediscono la gente nella foresta pluviale, anche in pieno giorno. Qui vi riporto due testimonianze che spesso vengono citate quando si parla di El Tunqui, una da parte di religiosi e l'altra da esploratori che si avventurano spesso nella sconosciuta boscaglia. La prima testimonianza è stata raccontata da un missionario cattolico che si era stabilito in uno dei villaggi amazzonici. L'uomo sostiene di aver vissuto un'incredibile esperienza con El Tunqui. Una sera, mentre pregava nella sua capanna, ha sentito un fischio acuto provenire da lontano. Istintivamente, si è fatto il segno della croce e ha continuato a pregare. Dopo qualche istante, ha sentito passi pesanti che si avvicinavano. Ha cercato di mantenere la calma e non ha risposto al richiamo, come gli avevano consigliato. Incredibilmente, la creatura ha smesso improvvisamente di avvicinarsi e si è allontanata. Il missionario è sicuro che la sua fede e la sua risolutezza nel seguire le precauzioni si siano rivelate efficaci nel scongiurare un potenziale attacco di El Tunqui. La seconda testimonianza proviene da un gruppo di esploratori che si sono addentrati nella foresta amazzonica in cerca di avventure.
Attratti dalla storia di El Tunchi e incuriositi dalle testimonianze dei nativi, hanno deciso di esplorare un'area nota per la presenza di questa creatura leggendaria. Durante l'esplorazione, hanno avvistato strane ombre che sembravano seguirla e hanno sentito dei fischi misteriosi provenire dai boschi circostanti. Non appena hanno iniziato a parlare di quello che stavano vivendo, i loro compagni di avventura hanno notato un cambiamento nell'atmosfera e una sensazione di oppressione. Spaventati, hanno deciso di interrompere la conversazione e di non rivelare più nulla sull'argomento. Qualche istante dopo, le strane ombre e i fischi sono scomparsi, lasciando il gruppo di esploratori confusi e inquieti. Queste testimonianze, sebbene non possano essere considerate prove concrete dell'esistenza di El Tunchi, contribuiscono a mantenere viva la leggenda e a suscitare paura e fascino per questa creatura misteriosa. La foresta amazzonica, con la sua vastità e la sua ricchezza di flora e fauna, continua a nascondere segreti e ad attirare avventurieri in cerca di emozioni. El Tunchi, con il suo fischio inquietante e la sua presunta capacità di uccidere, rimane un elemento intrinseco del folklore e della mitologia dell'Amazzonia, alimentando la curiosità e l'immaginazione di coloro che si avventurano nelle sue profondità oscure. Nella prima metà del 1800, una giovane suora cattolica di nome Bernadette fu mandata in Perù come missionaria. Dopo aver preso i voti in Spagna, si unì a un gruppo di suore anziane a Sacambo, un villaggio nella foresta pluviale. Durante la stagione delle piogge, il gruppo di suore e i barcaioli si imbarcarono in un viaggio per professare la religione nei villaggi sperduti della foresta. Durante la notte, le suore e i barcaioli dormivano in tende vicino alla barca, temendo gli animali feroci e le tribù aggressive. Prima di riposare, le suore recitavano il rosario, ma una notte sorella Bernadette fu disturbata da un fischio molto acuto nelle sue orecchie. Bernadette chiese alle altre se sentivano quel rumore fastidioso, ma le risposero che non sentivano nulla e tornarono a pregare. Non rassegnandosi, Bernadette tentò di riprendere la preghiera, ma il fischio riprese. Descrisse il fastidio come il suono di unghie che graffiano una lavagna o un fischio distorto di una persona. Le altre suore, dopo un breve silenzio, dissero nuovamente di non sentire nulla di strano oltre ai versi degli animali della giungla. Bernadette decise di imitare il fischio strano e quel rumore scomparve dalle sue orecchie. Continuò a fischiare, ma non ottenne alcuna risposta. Questo comportamento insolito allarmò le altre suore, che si fecero il segno della croce e andarono a dormire. Durante la stessa notte, mentre tutti erano addormentati, sentirono un urlo provenire dalla boscaglia poco distante. Le suore e i barcaioli uscirono precipitosamente dalle tende e, sotto la luce delle lampade ad olio, videro con orrore una lunga traccia di sangue che si allontanava tra la vegetazione. Diversi giorni dopo, il corpo di Bernadette fu trovato nella foresta appeso a un albero. La sua gola era stata dilaniata e braccia e gambe erano state rotte e contorte in posizioni innaturali. Un'altra storia riguarda una ragazza di 14 anni che nel 1984 viveva con suo padre ad Anama, un villaggio nella foresta. Questa storia potrebbe essere un po' romanzata, ma dà un'idea delle credenze locali. Una sera, all'imbrunire, la ragazza stava studiando nella sala da pranzo quando vide un'ombra scura muoversi nella foresta attraverso la finestra. Sentì uno strano fischio e iniziò a rispondere, imitandone la tonalità. Quando suo padre arrivò, lei gli raccontò dell'ombra. L'uomo, avendo sentito le leggende su El Tunchi, fu preso dal panico. Prese sua figlia e la portò nella stanza da letto, chiudendo persiane e tende. Lì, chiuse la figlia nell'armadio dicendole di non parlare e di non uscire per nessun motivo. Poco dopo, dalla sua prigione nell'armadio, la ragazza sentì pesanti colpi alla porta della camera e poi il chiaro rumore del legno che si rompeva. Suo padre iniziò a urlare e poco dopo la finestra della camera da letto si frantumò e i vetri caddero sul pavimento di legno. La ragazza si coprì le orecchie mentre le urla di suo padre si allontanavano. La mattina seguente, la ragazza fu trovata da uno degli abitanti del villaggio che stava investigando sui danni alla casa. Suo padre era scomparso e il suo corpo non fu mai trovato. Oggi, la donna vive nella paura che un giorno El Tunchi tornerà per prenderla. La foresta pluviale è ancora in gran parte sconosciuta oggi e molte persone credono che creature mostruose e terribili si aggirino al suo interno.
Queste credenze sono alimentate dalle centinaia di sparizioni che avvengono ogni anno. C'è davvero il Tunki in agguato tra gli alberi?